Continua il viaggio di Dears TV tra le eccellenze del nostro territorio. Oggi vi presentiamo Masseria Parente. Questa è la terra che ho ereditato dai miei avi. Qui venivo da bambina in estate, a rifugiarmi rapita dai suoi colori, profumi e gusti. La nobile famiglia Parente, con decreto reale del 1794, ha origini abruzzesi, precisamente dalla città di Scanno, proprietaria terriera di numerosi armenti. L'incontro con la Puglia risale al 1600, quando diventò proprietaria dell'omonima masseria e della tenuta che in origine si estendeva per circa 600 ettari, dedicata al pascolo di greggi di loro proprietà, affidate a famiglie di coloni veneti e coltivata a grano, uliveti, vigne, uva da tavola, da vino, ancora oggi in parte produttivi. Iniziò così in quel periodo per la nostra famiglia la pratica della transumanza dei propri armenti, lo storico passaggio dei pastori e delle greggi dalle alture abruzzesi alle pianure pugliesi, dove arrivavano per svernare nei mesi più freddi dell'anno, attraversando i tratturi regi per giorni e notti, a piedi e a cavallo, con molte difficoltà. Questa pratica pastorale durò fino ai primi anni del Novecento. Ed è qui, nella stessa terra che oggi produco, l'antico grano pugliese Senatore Cappelli, olio extravergine di oliva premuto a freddo della cultivar Coratina, tipica della Capitanata e Nostrana, vino nero di Troia e greco bianco IGP, che ho voluto chiamare transumante, in omaggio alla storia della mia famiglia, storia che desidero tramandare alle giovani generazioni attraverso la creazione della masseria didattica riconosciuta dalla Regione Puglia, Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale, proprio ora che la transumanza è stata riconosciuta dall'UNESCO Bene Culturale Immateriale dell'Umanità. La masseria didattica, con annessa aia dove vivono animali di bassa corte, è sorta nelle antiche stalle ristrutturate. Un progetto curato da me in veste di dottoressa farmacista biologa nutrizionista, da mio marito il dottor Luigi Ventrella, medico veterinario, e dalla manager culturale Silvia Russo. Cosa propone la masseria Parente nei suoi laboratori didattico-esperienziali? Proponiamo un percorso concreto, un'esperienza fatta con noi, in una giornata che chiamiamo del Vivi un giorno da massaio. Con noi raccolgono nel nostro orto gli ortaggi, poi ci occupiamo insieme degli animali della masseria ed infine insieme prepariamo una merenda genuina. Oggi prepareremo la focaccia. Prego! Bambini, cosa state facendo? Stiamo pulendo il grano per metterlo nel bulino a pietra e trasformarlo in farina. Io guardo se esce il grano. Dal grano appena macinato si passa all'impasto. Gesto antico e sacro, un'esperienza nuova e coinvolgente per i piccoli ospiti della masseria didattica. Siamo appena entrati in quella che anticamente era la stalla della masseria Parente. Adesso è diventata una stanza completamente ristrutturata, adibita ovviamente a luogo molto importante per i giovani frequentatori di questa masseria didattica. Sono qui con Anna Pia Parente, che ovviamente è colei che ha realizzato questo meraviglioso luogo. Alle nostre spalle dei finimenti molto particolari. Vuoi raccontarci, Anna Pia, di che cosa si tratta? I finimenti sono dei finimenti di famiglia, risalgono a più di un secolo
fa, sono tutti con delle placche in argento e venivano utilizzati durante la transumanza quando scendevano i miali da Scanno fin giù alla Puglia. Venivano utilizzati sui cavalli affinché dessero sfoggio e portassero praticamente le greggi giù. Una parte viene fatta proprio con del pellame degli animali stessi e all'interno venivano riempiti con le crini dei cavalli. Sono dei finimenti particolarmente ricchi e vedo qui delle lettere, forse una sorta di personalizzazione. Vuoi spiegarci il significato? Sì, le lettere sono praticamente le lettere di chi portava il gregge ed erano praticamente personalizzate per ogni membro della famiglia. Sono i miali, questo è il mio bisnonno, Vincenzo Parente, e la corona simboleggia che serviva praticamente alla monarchia in quel momento. Poi abbiamo Michele Riontino, che è sempre un parente in seguito a lui, e poi abbiamo questa qui, Francesco Paolo Parente. È pronta la focaccia, bambini? Sì! E vai! Qui, con l'ausilio di laboratori esperienziali e degustazioni a tema, trasmettiamo l'amore per l'ambiente, la cultura contadina e il buon cibo a chilometro zero.